sono tre deficit fondamentali per l'Italia in questo momento: imprese troppo piccole, imprese che innovano poco e imprese che sono poco presenti nei mercati internazionali. Da soli è difficile rimediare a questi gap competitivi. In rete, attraverso forme di collaborazione come il contratto di rete, questi gap, questi divari, questi svantaggi possono essere colmati. Vocate all'internazionalizzazione, quindi che hanno tra gli obiettivi strategici la penetrazione su mercati stranieri, questa è un'opportunità interessante. Il mondo finanziario ha cominciato a capire che si stavano presentando delle nuove realtà e che queste nuove realtà abbisognavano di metodi di valutazione diversi da quelle delle singole imprese. Attraverso l'app rendiamo fruibile le informazioni senza disturbare nessuno. Noi abbiamo una sezione di informazioni che viene aggiornata in tempo reale. Noi in questo caso stiamo utilizzando il canale Twitter. Dietro questo c'è la ricerca che ha citato di professor Linda Grattan, ma una ricerca in campo operativo dove lei ha stabilito quattro fattori in comune all'impresa veramente piena di energia, creatività e profitti. E il primo è questa idea unificante.